Accompagnati dal maestro benemerito Ivo Fancelli e dall'aspirante tecnico Lorenzo Fabbri, Matteo Porcu, Ralf Fortunato e Amin Elbastruì della pugilistica lucchese sono saliti sul ring in una delle ultime uscite prima della pausa estiva. Aperto le danze nel primo incontro pistoiese proprio Porcu, schoolboy 52 kg, fresco del titolo di campione italiano del settore giovanile della categoria allievi, conquistato a Roseto degli Abruzzi proprio in coppia con Fortunato. Opposto a lui Leon Procopio del San Giuliano Terme, mancino ostico, che ha però trovato pane per i suoi denti con un Porcu sempre concentrato. È pronto a fermare l'avversario a suon di diretti destri. Al termine delle tre riprese è il lucchese ad aggiudicarsi l'incontro, riscattandosi dalla dubbia sconfitta arrivata al debutto poche settimane fa a Grosseto. Incontro molto combattuto anche per Amin Elbastruì, elite 63 kg, che ha incrociato i guantoni con Imran El Kalui della boxe Stiava per un derby provinciale fuori porta decisamente emozionante. Elbastruì, più tecnico e vario nelle combinazioni, e El Kalui, fighter puro dei pugni pesanti, hanno fatto vedere ottime doti, lasciando presagire buone soddisfazioni future per le rispettive squadre. Il verdetto di parità in questo caso ha accontentato entrambi i pugili, con nessuno dei due che è riuscito a prevalere. Atteso debutto infine dello schoolboy Ralf Fortunato, figlio d'arte di Alessio e livornese Doc, ma che ha scelto la pugilistica lucchese. A Pistoia, per la sua prima nel circuito dei grandi, ha avuto un avversario scomodo ed esperto come Derek Bigi Garaviglia della Box Calenzano, un match che ha permesso di vedere le doti dei fighter di Fortunato ed è terminato con un giusto pareggio.